Ciao, sono felicissima perché finalmente sono riuscita a fare le saponette fatte in casa. Eccole qua. Queste bellissime col cuoricini. Vediamo se riesco. Eccola qua. Buona, ci ho messo l'olio essenziale di limone. Praticamente perché le altre volte non mi venivano? Perché le facevo col sapone fatto, cioè col sapone normale, invece bisogna farle solo col sapone alla glicerina. E ne ho fatte parecchie, tipo una decina, così tutte uguali perché a me piace la forma di cuore. Ecco, devo dire che sono venute davvero bene stavolta. E niente, sono contentissima. Quindi il prossimo video che farò sarà, se mi ricordo di farlo, su come si fanno appunto queste saponette, ma intanto ve lo spiego. Sì, io ho preso un sapone da glicerina da 250 grammi, così, l'ho sciolto quasi tutto, diciamo un pezzettino così non l'ho sciolto perché era eccessivo, e si fa sciogliere completamente. Quando è tutto sciolto, lo si versa negli stampini, ok? Tempo 3 orette neanche. Il sapone si solidifica. Se volete, quando il sapone è liquido, potete metterci l'olio essenziale o un colorante anche. Io ce l'avevo il colorante, però non so come si fa ad aprire, è tutto plastificato. Boh. Comunque, si mette negli stampini, si lascia solidificare per qualche ora e alla fine questo è il risultato. Questo qua non è male, anche trasparente, eh? Direi, però io volevo farlo rosso per Natale, ma vedremo la prossima volta come viene fuori. Ciao.